Ciao amici, oggi vi parlo di un'azienda canadese che recentemente si è lanciata nel campo degli inchiostri, producendo una gran varietà, bisogna dire, di collezioni, di serie dedicate talvolta ai colori dell'autunno, altre volte ispirata ad altre cose che ovviamente colpiscono il nostro immaginario. Però sono inchiostri che nel nostro paese sono ancora poco conosciuti, sono venduti da alcuni negozianti, ma di verità restano comunque pochi se non pochissimi ed è un peccato perché ho avuto modo, grazie a due amici che ringrazio davvero con l'occasione di questo video, di poter provare questo Candy Marsala. Un inchiostro che innanzitutto incontra i miei gusti personali in termini di colori, quindi cromaticamente parlando. Poi, per carità, per uno che apprezza anche i liquori e i vini in generale, insomma, c'è questa attinenza proprio col mondo enologico. Beh, ma mettendo un po' da parte queste cose, bella la formulazione, ricchissimo di sfumature, la scorrevolezza la trovo ben bilanciata fra quello che è la dinamica, quindi la fase dinamica del pennino, ma anche quella che è la lubrificazione necessaria. Insomma, trovo che sia un inchiostro più che mai onesto. Mi informerò ulteriormente per conoscere altre tinte, altri colori, perché ce ne sono un po' per tutti i gusti, come vi dicevo, perché mi ha proprio incuriosito. Viene proposto in due versioni con un calamaio molto bello come quello che vedete da 38 millilitri, che sono già comunque più che sufficienti, ed uno ancora più maestoso e che richiama a sua volta anche un po' le boccette dei profumi femminili da 85 millilitri. Molto ben curato, molto piacevole anche da maneggiare, però è vero che forse si poteva fare qualcosa di meglio nell'imboccatura, che in questo tipo di calamaio, cioè da 38 millilitri, resta poco ospitale verso le penne e i pennini che hanno certe dimensioni. Insomma, bisogna un po' ingegnarsi per andarle ad intingere, se non addirittura ricorrere a qualche stratagemma. Anche il pescaggio dell'ultima goccia non è così agevole, ma vabbè, passiamoci sopra e comunque esiste sempre il calamaio da 85 millilitri che anche in termini di prezzo è molto, ma molto più conveniente. Lo provo su carta rodia per dare un'occhiata a come si comporta su questa carta così particolare. Questo è l'inchiostro Candy. Su questo pennino il flusso è veramente abbondante, si vede ancora la traccia liquida dell'inchiostro appena messa giù. Però, come vedete, riesco anche a scrivere in piccolo, pennino music della Pilot. Nel senso che resta comunque un inchiostro che nei pennini più sottili mantiene la sua coerenza. Ovviamente tanto shading, tante sfumature, soprattutto con i pennini più abbondanti. Questo è veramente una nota particolarmente gradita agli amanti di questo genere di inchiostri. E poi la scorrevolezza, che lo abbiamo detto, è comunque aiutata da un flusso abbastanza generoso, tanto è vero che, come avete visto, copre senza fare una piega anche un pennino abbondante con tre rebbi, come quello musicale. Alla prova del blocco rigato, Pigna Style, 60 grammi. Anche qui scorre molto bene. Non rimane mai in debito d'inchiostro il pennino, pur essendo una carta molto più ruvida, ma vedete che
La scorrevolezza non manca perché? Perché c'è un buon flusso. L'inchiostro è un inchiostro abbastanza liquido, ma nel senso buono, perché mantiene una fittezza del pigmento. Ma guardate quanto ne lascia giù, se riesco a inquadrarvelo, quanto ancora liquido, ne mette giù davvero tanto. Il bello di questo inchiostro, e lo possiamo apprezzare anche in una carta come questa, che non è certamente trattata come carte più blasonate, non ha quel brutto vizio di diffusione periferica o superficiale o spiumaggio, come vogliamo chiamarlo, che invece è molto fastidioso in altri concorrenti. Andiamo a vedere se passa dall'altra parte. No, però come vedete c'è qualche accenno, soprattutto qui quando vi ho fatto vedere come resta liquido in questa parte qua. Vi ho fatto vedere dall'altra parte, guardate come resta liquido. E quindi attenzione a due cose: sì, che non passi il foglio, e anche quando ci mettete sopra un altro foglio, vedete che in corrispondenza di quei tre segni ha macchiato la controcopertina. Quindi attenzione a queste cose. Vediamo anche come asciugatura, certamente è in relazione, quindi in corrispondenza di quanto flusso abbondante ci sia. Sulla carta Rodia effettivamente diventa più bello perché qua perde un po' di mordente sul blocco, non tanto per la rigatura quanto perde la brillantezza, la vivacità, si siede un pochettino, appare desaturato, mentre invece qui è bello vibrante, bello dinamico, c'è molta più gamma oltre che la sfumatura. Candy Marsala, eccola qua, una tinta, questo effettivamente un po' di Marsala, cioè un po' di vinaccia ce l'ha. Questa è la sua caratteristica. Lo vediamo anche comunque, man mano che, vedete, andiamo a infittire il tratto, resta comunque questo timbro, questa tonalità. Bene, non c'è quindi una ridondanza nella saturazione, nella copertura. Guardate anche il tratto extra fine e quello invece largo, come mantengono la stessa tonalità, lo stesso baricentro tonale, quindi il colore è quello. Un inchiostro che, come vedete, si può scrivere davvero in piccolo perché tiene molto il tratto. Questa è una cosa che ho apprezzato particolarmente. Un buon controllo della penna, coniugato anche però alla scorrevolezza. Bene, devo dire che è un inchiostro che senza dubbio ho apprezzato molto. E poi gli aspetti che emergono con i pennini più generosi, uno shading, delle sfumature davvero notevoli, soprattutto con pennini come questo, che è il Music della 74 Custom di Pilot. C'è da divertirsi, soprattutto per gli amanti, ovviamente, del genere. Voglio vedere se passa la pagina, cioè se posso utilizzare questa pagina con altri inchiostri, cosa che ho fatto ovviamente, e come vedete non c'è traccia. Questa è una carta da 70 grammi, come vedete non c'è traccia e quindi si può utilizzare tranquillamente. La gamma tonale di questi inchiostri, più o meno è quella che conosciamo tutti, un rosso, che si spinge verso il marrone, oppure se volete un marrone addolcito, eccetera. Comunque mi richiama molto da vicino il Diamond Unset Copper, me lo ricorda parecchio, così come il Private Reserve, anche se quest'ultimo è un pochettino più deciso verso il marrone piuttosto che addolcito. E invece, ancora una volta, ma sono veramente molto simili e direi che faticherei a distinguerli se non ci fosse scritto che inchiostro, di che inchiostro si tratta, anche il Diamond Guitar Set, lo Sherry Sunburst, effettivamente lo ricorda parecchio, fatto il saldo per quella percentuale di vinaccia che traspare comunque nella gamma complessiva del Candy Marsala, e che trovo proprio per questo sia centrato sia nel nome, ma anche molto riuscito come inchiostro. Ho molto apprezzato questo inchiostro sulla carta Clairefontaine, quella rigata, dove effettivamente le caratteristiche di shading, anche con altri pennini che ho provato, hanno dato dei riscontri davvero notevoli, bel colore vivo,
vibrante, vivo, che passa da un marrone chiaro ad un marrone scuro, passando per arancione, ma anche per queste tinte un pochettino, ve l'ho detto, che evidenziano un po' di vinaccia, veramente notevoli. Anche un altro pennino che è un campione di shading, oltre al Music della Custom 74 che ho utilizzato nella prova, e anche quello della Sailor Pro Gear, eccolo qua, uno shading veramente notevole, anche se poi mi sono segnato che il pennino della Custom è meglio, si scorre un pochettino meglio rispetto al Music della Sailor, ma è solo questione di gusti e attiene alla penna e niente più. La tinta è veramente notevole. E come sempre valgono i gusti personali, le esperienze, le sensazioni di scrittura. E a tutti voi amici l'appuntamento ai prossimi video. Grazie a tutti, ciao!